Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, ci eravamo lasciati qua, primo gennaio 2016, inizio del calciomercato. Allora, innanzitutto voglio precisare che io non c'ho una lira e quindi devo chiedere soldi a Aldo, sperando che Aldo me ne dia. Speriamo che almeno nel giovedì non si azzecca. Ecco, io non so se chiedergli 1 milione o non lo so 900.000, perché Aldo poi da poco mi rifiuti tutto e veramente non ho soldi, quindi io direi di provare con 800.000. Ora vi faccio vedere, per chi non se lo ricordasse, per chi non lo sapesse, quanti soldi ho, cioè cosa ci posso fare? Niente. Quindi boh, oltre a questo appunto bisogna cercare di vendere qualcuno per poter far cassa. Quindi non posso neanche tentare di fare qualche offerta a qualche giocatore. Meno male Aldo ha deciso di accettare la nostra richiesta, quindi almeno 800.000 ce l'abbiamo. Guardiamo un po' di comunque stabilizzare un po' il discorso trasferimenti e stipendi di budget. Magari mettiamo 506. Vai. E quindi detto questo, andiamo a cercare di prendere qualcuno per poter migliorare un po' la squadra. Allora, a me da quando diciamo ho iniziato la serie, magari anche chiedendo qualche consiglio, diciamo me ne sono arrivati parecchi. Io ho controllato qualche giocatore, perché chiaramente non potevo farlo qua, perché sennò veramente sarebbe stata una cosa non lunga di più e molto molto noiosa, direi. Però non ho trovato, diciamo, nessuno, quasi nessuno di tra virgolette importante, o perlomeno per i soldi che ho tanti giocatori vorrei prenderli ma non posso, e quindi non provo neanche a fare qualche offerta. Però uno di questi che sono tentato a prendere, nonostante comunque la qualità iniziale, sperando che poi possa crescere, è veramente bassa, però appunto come ho detto dice, si vocifera che abbia comunque un potenziale veramente buono, se non buonissimo, a lui, Joe Davis. Allora, Joe Davis, come vedete, guardate qua, contratto e scadenza per 6 mesi, giubile in prestito, ha 22 anni, e guardate lì, non chiede nemmeno tanto. Quindi io, anche se magari poi sarà un flop, proverei a prenderlo, magari, non lo so. Vai, vediamo, sì, così si lava di uno anche da Fati. E quindi questo è uno di quelli che fra l'altro mi hanno suggerito. Però adesso la voglio andare sui miei che già nel precedente FIFA, ovvero nelle carriere che ho fatto l'anno scorso, e nella carriera, perché comunque ve l'ho detto, io comunque faccio una carriera a parte, tanto per diciamo giocarci un po' e magari scoprire qualche tra virgolette talento, è lui. Io vi consiglio Sarr, eccolo qua. Allora, Sarr è uno dei, secondo me non è un talentissimo, cioè non è il potenziale altissimo, però può sicuramente diventare un buon difensore, soprattutto per le squadre di media classifica, ecco, perché parte anche lui con una qualità totale abbastanza bassa, però ha un potenziale per arrivare sui 75-80, ecco, se non di più. Poi chiaramente dipende uno come l'allena e quanto lo va a giocare. Quindi niente, quasi quasi lo proverei a prenderlo, magari al posto Lambrughi. Schiocco 400.000 più Lambrughi, non è assolutamente un'offertaccia quella che gli sto facendo. E se dovesse andare male, un altro che è molto simile, addirittura in qualche carriera diventa addirittura più forte di lui, è lui, Lucas Hernandez. Allora, Lucas Hernandez viene in prestito. Guardate, non chiedono così tanto, magari poi non c'ho nemmeno i soldi per prenderlo, e io chiaramente vorrei provare a vendere Musonda, ecco, che comunque per ora è stato tra virgolette semi flop, ecco, sicuramente non me l'accetteranno in prestito, non m'azzardo nemmeno a prenderlo. Perché a proposito di questo volevo specificare il discorso, per chi se lo ricorda, che feci su Iheanacho a inizio carriera, quando l'ho preso, dicendo, siccome lui aveva il contratto di scadenza, dissi, sai cosa faccio? C'è il contratto di scadenza, me lo prendo in prestito, arrivo a metà anno, termino il prestito e poi me lo faccio l'offerta a livello contrattuale per poterlo prendere poi magari l'anno dopo. Tanto male vada, comunque ci ho vantaggiato, che più o meno come utilità è simile, anche se ha delle caratteristiche diverse, e quindi l'idea era averla. Ecco, ho fatto una cosa simile appunto in un'altra carriera, nella carriera
alternativa, ecco, che faccio in questo FIFA 16, che chiaramente non ci faccio la serie, l'ho fatto con un altro giocatore. Il problema è che quando aumenta di qualità, automaticamente, anche se termini il prestito, anche se rimane con il contratto in scadenza, diciamo che il costo, diciamo, degli stipendi, ecco, sale automaticamente, e quindi non me lo posso permettere, perché con un 71 magari promettente può sicuramente andare su 20.000 e 30.000, quindi me lo lascia stare. Quindi purtroppo ho fatto il flop, intanto qui andiamo avanti, ho fatto il flop su Iheanacho e, tra virgolette, mi tocca tenermelo fino a fine anno. Poi vedremo un po' se magari sarà l'opportunità di prenderlo, se deciderò comunque se ne vale la pena di prenderlo, e niente. Quindi volevo essere corretto e giusto farsi un fronte, dicendo che purtroppo la cosa che volevo fare con Iheanacho non la posso fare. Quindi ora niente, andiamo intanto a giocare. Ora si va a giocare contro la Roma, tra l'altro, partita comunque non importantissima, ma diciamo un buon test per vedere se eventualmente dovessimo andare in Serie A, come ci comporteremo. Comporteremo se andassimo a giocare contro queste, diciamo, le big italiane, ecco. Tanti vestiti di Iheanacho, qui come sempre simulo tutto. Niente, quindi vediamo intanto come va un po' nel calcio mercato, e poi andiamo a giocare contro la Roma. Fai il trasferimento, chi è? Maicon. Ma sì, ma vai. Sì, ma no. Raccatto vecchi spicciolo a livello di budget. Allora, intanto hanno accettato per Davis. No, io lascio sito piuttosto da questi V. Si mette sporadico, perché comunque qualità totale è veramente bassa. Intanto hanno rifiutato per Sarri, molto bene. Proviamo così. Anche perché Lambrughi comunque non gioca, quindi. Allora, io voglio provare a Fanosa. Lo so che tanti mi daranno contro per questa scelta qui, però posso dirvi che Hernandez ha veramente, come Sarre, ha un buon potenziale di crescita. E quindi, vabbè, dai, no, niente, perché sinceramente volevo metterci Luci, quindi magari tanti potevano andare contro. Proviamo con Jelinic, ma è sempre bassa comunque il totale, ecco, che offro. Boy, ma quando è che si fa già contro? Perché non ho visto la data, ma pensavo fosse molto vicina a me cosa, invece. Tanto vi deve essere rifiutato. Allora, proviamo 400. Guardate che non ho visto perché ha rifiutato, vista che abbia rifiutato per il discorso del ruolo squadra. Fammi vedere. No, soliti discorsi del cazzo che fanno quando non vogliono venire. Vabbè, ragazzi, me la gioco con Luci. Si prova. Ho vantaggiato. Vantaggiato. Più 300. Dai. Faccio questo perché comunque vantaggiato ormai è un'età che migliora o non migliora. Andando avanti appunto con l'età, c'è il rischio che il costo del cartellino possa addirittura scendere, quindi tanto vale, anche a malincuore voglio provare a venderlo. Qui mi ha rotto il cazzo lui, perché non vuol venire. Vuoi essere tour 9? Metto tour 9, tanto non gioco uguale, vendite. Ancora un'altra porta, proviamo il 500, che automaticamente poi mi cambia il budget. Quindi non mi lasci vendere nessuno. Proviamo con gli Jelinic a questo punto. Vediamo un po'. Comunque siamo arrivati qua. Questo sono buonissimo, anzi, se ne smaniamo perché volevo arrivarci. Questa partita qui, questo appunto buonissimo test per vedere un po' come ce la caviamo. O come tutto va bene, ce la caveremo il prossimo anno, insomma, contro una delle big italiane. Vediamo un po' cosa succede. Tanto vi la Roma bellina con la sua maglia ufficiale. Noi chiaramente per tutto il gioco abbiamo questo schifo qui. Meno che succeda qualcosa di inaspettato, ma la vedo molto bigia, ma è cosa. Intanto, io direi, no, questa volta finisco a fare giù a Schiavone. Beh, la tenere in panchina. Va giù a Calabresi, che fra l'altro pare sia romano, se non sbaglio. Questo di Emerson. E niente, andiamo a giocare, via. Speriamo bene, ragazzi, perché veramente vi si va giù a questa squadra che qualitativamente è nettamente migliore di noi. Fra l'altro ha difficoltà leggenda, che
per chi non si ricordasse, è la difficoltà scelta da me per questa Lera V. Secondo me, appunto, potrebbe essere veramente una cosa complicata, se non impossibile, o quasi. Vabbè, dai, iniziamo e vediamo un po' cosa succede. No, la neve no, e vi prego non il pallone giallo. Il pallone giallo. Però meno male è notte, quindi ci dovrebbe vedere un po' di più. Vabbè, iniziamo, dai. Mamma mia. Mamma mia, dopo 2 minuti. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Vai Anacho! Mamma mia! Anacho! La sblocca lui! Dopo 20 minuti, 2 minuti a paletti! Perché comunque voi avete visto le lights, traduce la lights, via, l'occasione per l'impero più importante, più pericoloso. Ma è 2 ore la Roma tira, infatti dopo si vede quando ci saranno la nota, quando saranno le statistiche, i dati a fine primo tempo. Ma comunque, così, prima occasione, culo sfatto, e Anacho la butta dentro. 1-0 Livorno. E andiamo di. Insomma, finisce sì il primo tempo. Meno male dopo aver fatto gol a Roma ha dato meno noia. Però ora vi faccio un attimino per correttezza le statistiche. Perché bimbi, che bello di fare. Io penso un tiro in porta nostra. Date partita. Andiamo. Ora è vero che tiri in porta hanno fatto uno e basta anche loro. Però guarda lì quanti tiri solo hanno fatto. Ah, pensavo che questa palla fosse peggio. Vabbè, comunque va bene così. La sbloccata è Anacho e non ci credo ancora. Via, andiamo a farci uno tempo. Voglio fare un cambio. Voglio mettere al posto di Pasquato, che va al posto di Maupi, perché di solito Maupi è più stanco. No, no, ma va bene, per non farlo stancare di più. Ci vuole mettere Barellone. Sì, sì, va bene così, dai. Tira! E buona! Dai ragazzi, manca più o meno 10 minuti. Non prendiamo gol, parte bocca. E Roma la fa sua. E tienila lì. No! Ma porca troia! Ma perché c'era una bua di va verso la destra? Maledette, ma va in culo, Cervino, mi sei brutto. Maremma cane, ma madonna santa die. Ma poi all'ultimo mi pareva strano si potesse andare a vincere. Ora è vero che si sta pareggiando, però di che cazzo. Vabbè, l'hai rifatto tu. E 1-1. Tira! No! L'ha levato il difensore. Tira Anacho! No! No, pensavo fosse come che la telecamera! No! Vabbè, finisce sì, primo tempo supplementare. Non so nemmeno mai, meno male, che siamo veramente molto più pericolosi. Tira Barella! Ma perché? Ma perché contro l'Avellino mi tirasti una bomba? E ora vi stapeta lì. Tu no! Ma no! Mamma mia, Romo, che cazzo fai? Tira! No! Barellino, ma cosa fai? No, Barellino, cosa mai fatto? Barellino, cosa mai fatto? Maledetta la miseria. Mia, rigori, sta a vedere, eh? Boh, tiriamoli così. Va bene, no? Tiriamolo così. Roma, salvaci te. Porca merda, pensavo fosse traversa. Vabbè, vai, bordalo. Olè! 1-1, Pasquato. E vai. Ale, Anacho, vai. Eccolo! Presa! Oh, le, fedatino, vai. Ah, De Rossi. Old Chic. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, dai, dai, dai.
Dai, Romo, facci regalo. L'ha presa, l'ha presa, l'ha presa. E andiamo dentro, c'è come si è fatto un gol. Olè, olè, olè. E andiamo dentro. Boia, che bello, ma guarda bello, Ale, 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 porca troia, via, siamo passati, non so nemmeno io come. Culo meno, comunque non me ne frega. Siamo passati, abbiamo buttato fuori la Roma. Sono d'accordo che è comunque una cazzo di partita di due città merdose, perché mi fa un po' schifo. No, vabbè, merdosa no, però sta fottuta, va, chiamiamola così, Coppa Italia. E niente, siamo passati. Si è battuta la Roma ai rigori, anche se, mamma mia, Barella, siamo sbagliati all'ultimo, perché potevamo vincere benissimo senza rigori. E niente, via, Ale, test superato. Resta di fatto comunque che se tutte le squadre sono così, se si dovesse andare in Serie A, buona bimbi, perché non si vince più. Ma torniamo al calciomercato. Allora, via, calmiamoci. Allora, comunque, un altro via, 100. Dai, dioi, proviamo così. Andiamo a fare la prossima partita. Allora, no, schiavone subito, via. Barellone, anche se mi ha fatto incazzare qui. E niente, iniziamo a giocare. Speriamo subito di continuare, no? Sull'andazzo con il quale abbiamo iniziato questo video qua, ovvero vincendo. Va a vedere, Insomma, iniziamo, dai. Tira, Mopi! No, ha levato la difesa di testa. Tira! Madonna santa! Insomma, finisce sì il primo tempo. Giusto il pareggio, perché pericolosi noi, pericolosi loro. Però dai, cerchiamo di buttarla dentro. Cambio. Perché ho visto che Anacio, come del resto Udicic e Schiavone, sono stanchi di vedere la partita precedente contro la Roma. Allora, metto Danilone avvantaggiato. Musonda al posto di Schiavone, chiaramente viene giù. Anzi, Musonda arriva. Barella, via, ha fatto un casino però alla fine. Metto cazzola. Ci siamo? Sì. Maledetta la miseria, perché un attinato. Vai, bordalo, siamo tornati a pareggiare. La partita è un po' strana, perché anche se comunque, lo so che sta fognanazzata, però la voglio dire, anche se comunque è un gioco, sembrava veramente che il Crotone volesse fare già. Perché tipo a volte mancava 10 minuti, sono messi lì a proteggere palla, fermi lì tipo la bandierina. Insomma, resta di fatto che occasioni ci sono state poi. Non ho sfruttato belle poi che ho avuto e che ho creato. E niente, quindi giusto il pareggio. Però peccato, perché secondo me era fattibile, cioè la potevo vincere. Buono un attimino spendere 2 minuti chiarirvi, cioè per darvi la motivazione per la quale ho deciso, cioè perché voglio prendere un difensore. Uno dice, ma come, in difesa comunque bene o male che tu sia messo, comunque neanche so, perché se vai a vedere prende anche pochi gol, qualitativamente non si è nemmeno messo male, forse riparto insieme un pochino all'attacco, ve l'ho messo meglio, perché vuoi spendere soldi lì e magari un compie qualcun altro? Ve lo spiego. Perché c'è il discorso di Emerson. Allora, innanzitutto non c'ho un degno sostituto, perché tutto rispetto per Calabresi, però Calabresi ha 60 watt, cioè a livello qualitativo è nettamente inferiore a Emerson. Uno. Secondo, perché posso sostituire Emerson? Perché Emerson, a parte il fatto che comunque a fine stagione si ritira, oltretutto cala. Se non sbaglio siamo partiti a 73, ora già a 72, siamo a metà stagione. 3. Perché allora, dato che comunque ce l'hai fino a fine stagione, non aspetti a fine stagione, cioè non aspetti fine stagione per comprarti un altro difensore. Perché? Perché quelli che tra virgolette hanno un po' di potenziale, che magari ora qualitativamente addirittura non so nemmeno se toccano i 70, c'è il rischio che crescano, giustamente. Crescendo, cosa succede? Aumenta il costo di trasferimento e anche quello diciamo dello stipendio. Quindi secondo me è meglio, tra virgolette, spendere i soldi adesso, che magari, sempre se comunque riesco a prenderli, magari li comprerei a
meno, piuttosto che appunto rischiare di arrivare a fine stagione, vorrei prendere i giocatori, magari però con un costo di appunto trasferimento e anche di stipendio maggiore. Insomma, questo era solamente per chiarirvi, cioè per darvi una motivazione per la quale preferisco prendere un difensore centrale ora, e appunto ci piglio parecchio, perché Emerson è l'unico giocatore che si ritira e appunto voglio cercare un giocatore che sia degno di sostituirlo già adesso, anche se ripeto, Emerson comunque ritirandosi lo perderei tra virgolette a fine stagione. Ma proviamo 600, oh che palle, se no qui intanto ancora continua a rifiutare, maledetti loro. Mi fa vedere per curiosità se ci schiocco l'usci, tanto per curiosità. Intanto però mi è venuto in mente un altro giocatore piuttosto promettente, però non so quanto passato sta, che è lui, Kennedy, che se non sbaglio dovrebbe giocare nel Chelsea, sì. Mi sa che buona, niente, lasciamo sta, visto già il discorso 3-8, già uno non te lo danno a livello di proprio trasferimento, al massimo come prestito, e poi costa troppo. Perché deve rifiutare lui? Qualcosa vuole, non capisco. Attenzione, accettato, vediamo un po'. 4. Intanto mettiamo turnover. Niente, guarda, vaffanculo, pillo Sarri, to. Ha rifiutato un'altra volta, madonna santa, de. Boy, mi rompi le palle, de. Mi fa vedere perché. Ma poi fra l'altro c'è qualcosa di scadenza, ma cosa ti lamenti? Vai, contratto rifiutato, come mai? Proviamo 12. Proviamo portante. Anche lui un'altra volta. Oi oide. Oh, io provo questa, se viene bene, se no pace. Che palle. Poi magari fa anche cacare. Almeno inizialmente. Tanto ora siamo arrivati qui. Andiamo a fare la terza partita di questi video. Intanto sto guardando la classifica, cercare le più 7. È vero che noi c'è una partita in meno, ma de. Ciao Cagliari. Allora, vediamo un po'. No, aspetta, perché sennò poi mi prende nervoso. No, scherzo, fammi un attimino levare. Che non mi ricordo nemmeno se l'ho misi o no. Mi sono automatico. Fammi un attimino levare luce e ci metto direttamente schiavone. Che tre volte vedi cazzola, poi mi tocca sempre far cambio. Metto schiavone. Siamo lì. Insomma, andiamo a giocare. Via, dai, giochiamo finalmente. Formazione va bene, sì, e vai. Iniziamo, notturna. Bello Migasa. Ma qui la buttiamo dentro? Ma sì! 1-0 dopo neanche 3 minuti. Olè! Zotta clamorosa, il difensore del Novara ha perso palla lì. Lo dici, ti dici, no, poi esce il mio amico Ni da solo. Ne abbassa e mi dice che mi toccherà buttarla dentro. Tacchete! 1-0, olè! Mamma mia, bravo Romodie. Oh, oh, oh! Tiri schiavone! No, non tira più schiavone, scherzavo. Siamo messi un briciolino di piedi da poter tirare da fuori. Ho detto la cazzata! No, Romo! Ma perché devi uscire così? Boiati! Che ansia! Insomma, finisce sul primo tempo, 1-0. Forse immeritatamente, perché se il Novara faceva la zotta lì, il gol non so se lo potevo fare. E resta di fatto comunque dopo il gol la lezione di Novara c'è stata. Però per ora il risultato è questo e me lo godo tra virgolette, no? Insomma, dai, andiamo a farci un tempo. Tiri! Mamma mia che gol! Fedatino! Wow, ha fatto un bel gol, eh! Partito dalla sinistra, va! E uno! E due, poi via, voluto di schiaffi perché è voluto andare avanti, no? Io gli ho voluto di schiaffi come se giocassero da solo, neanche su il controllo. Vabbè, comunque 2-0, olè. Dio Bono faceva qualche castagne trappolino, die. Voglio fare dei cambi, perché per ora toccandomi le palle il risultato lo permette. Quindi, allora, si leva Emerson per Calabresi. Poi ma qui si mette Danelone e Barellone per Pasquato. Vai, via. Torniamo a giocare.
Ma poi vuoi fare gol prima di lasciarci? Vabbè, ok, fai gol. 3-0, Neil Maupi. Addio. Tu a Romola, bravo Romodi, come vi garbi quando fai queste parate via in due tempi. Vai Fedato, facciamo il poker. Va Danielone, luck. Daniele vantaggiato, 4-0. Finisce così, 4-0. Secondo tempo completamente opposto al primo, ma non tanto perché, diciamo, si è fatto il gol, ma proprio perché secondo tempo predominio nostro, ecco. Primo tempo va detto, era un po' ingiusto si vincesse, sì. Secondo tempo no, secondo tempo ragazzi stra mega dominato. Insomma via, va 3-0. Siamo tornati alla vittoria. Ora non dio nulla, se no mi porto merda da sola e niente. Sarri ha accettato. Boh, non c'ho più una lira. Via, ciao Jelinic, un po' mi dispiace però. E oi lui di... Ma perché non va a venire? Io non capisco. E fra l'altro ho visto adesso, non l'avevo visto questo, savi. Basta, guarda. Oi oi. No, via, non ce la fa di basta, che ormai ci sono. Così, ma no davvero, o va la valla spacca, poi basta, mi sono rotto le palle. Tanto bene o male, ce l'ho preso, quindi. Comunque, mi sono accorto adesso che ora andiamo a giocare contro la Sampdoria sempre per il discorso della Coppa Italia. Basta, non viene più Davis, mi dispiace, ci si rivedrà forse a luglio. Vabbè, comunque, dicevo, sono accorto che si va a giocare contro la Sampdoria per il discorso della Coppa Italia. Un'altra, comunque, un'altra testa importante. Sampdoria, squadra che sulla carta non dovrebbe essere forte quanto la Roma, ma... Ciononostante non vuol dire che come noi non sia straforte, ecco. Comunque intanto metto Sarchi a 67. Voglio mettere titolare, sperando di non pentirmene. E niente, quindi tornando al discorso della Sampdoria, perché qui mi perdo, sì. Direi di fare l'ultima partita del video di Vestito V contro appunto la Sampdoria. Così perlomeno, dato che ci rimanga Marco, quanto rimangano poi? 3-4 giorni di calciomercato, si guarda di fare qualche acquistone, no? Ma la vedo dura, perlomeno perché a fare sul finale. E poi appunto voglio fare questa partita di perché smane per vedere un po' questo Sarri come si comporta in difesa. Io se non sbaglio mi ricordo è un colosso, eh. È lento, però è un colosso. In difesa fa comodo averci uno alto. Comunque via, a livello di formazione, no, voglio far riposare per ora almeno. Sì, old chic. E niente, dai, iniziamo a giocare. Aioi notturna, però stavolta è in casa. Andiamo, bimbi, vediamo un po' di portare avanti questa Coppa Italia. Aioi la lascio. No! Mamma mia, subito oddio sì. Aioi, cosa fa? Impazzito. Aio, mamma mia, meno male. Aio, vai Roma, è tua. L'ha presa, bimbi, l'ha presa. No, bravo Marellino. Mamma mia, Romo. Io bimbi sto ridendo, ma mi sto accando in mano perché qui è una sedia. Dopo l'occasione iniziale di Anascio, poi basta. Predominio e assedio Sampdoria. Dire lo prendo. Mamma mia Roma, ancora una volta. Mamma mia, di quanto è uscita. Vai! No! Finisce sì il primo tempo, incredibilmente 0-0, la Sampdoria non è riuscita, non è stata in grado di buttarla dentro, almeno una. Meno male. Niente, abbiamo perso il tempo. Vai Pasquato! Dio buono, ti ho tirato una petina. Cambio. Voglio fare un attimo le ambi perché qui, cioè, se la gente mi muore in campo. Allora, Ianascio, anzi, vantaggiato al posto di Ianascio, Musonda al posto di Pasquato e Old Chic al posto di Mopi. Che se non sbaglio, comunque Old Chic volando poi giù anche nel reparto offensivo. Non attaccante puro, però nota simile. No! Dai, de! Boia, che cassano, de! Boia, che palle, è bello, si è bello pareggiato. Niente, ragazzi, ci ho provato, ma...
con scarsi risultati, ecco, e quindi niente, 1-0 e quindi si è perso. Si sa vedere le statistiche anche giustamente, comunque siamo contro la Sampdoria e niente, quindi siamo fuori. Siamo fuori, peccato, perché comunque secondo me si poteva benissimo vincere, perché Siena ce la buttava dentro, maledetta la miseria, almeno un gol si faceva. Così non è stato e boh, vabbè, dai, alla fine dell'Oppa Italia è anche troppo se siamo arrivati fin qua, ecco, avevo buttato fuori la Roma. E niente, quindi tornando al discorso detto prima di iniziare appunto l'ultima partita della Sampdoria, io avevo intenzione di finire il video qua. Lo so che di partite ce ne sono state 4 anziché come di solito 6, però comunque sono state partite più lunghe, partite sul calciomercato, quindi la durata bene o male è quella, su per giù credo. Niente, quindi finisco qua perché? Perché come ho detto prima mancano 4 giorni alla fine. Non so, magari mi arrivano altri consigli o che ne so, mi viene in mente qualcosa a me, qualche giocatore da prendere, che momentaneamente non mi viene in mente nessuno. E boh, magari così facendo magari c'è l'opportunità di fare qualche affare, qualcosa sul finale, ecco. Chiaramente non prometto niente, sta che sia stato inutile il fatto di finire il video così prima. Quindi vabbè, dai, io voglio tentare di farmi arrivare qualcosa, ecco. Via, detto questo, ora arriviamo alle conclusioni. Allora, innanzitutto vi voglio ringraziare ancora una volta, che comunque l'ho già fatto tramite messaggio, tutti quelli che mi hanno consigliato qualche giocatore, qualche acquisto. Voglio ringraziarvi per la visualizzazione, ma come sempre, tanto per finire il video, vi ricordo di mettere un bel mi piace al video, sempre se volete, di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così che potete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò su questo canale, ma soprattutto sui video inerenti a codesta serie, ho cambiato il termine. Niente, detto questo, vi saluto, ci vediamo al prossimo e finiamo questo calciomercato magari con qualche bombetta, vediamo. Via, ciao.